Dieci squadre composte di tre artisti ciascuna, provenienti da tutto il mondo, Stati Uniti e Russia comprese, hanno preso parte al 26 Festival Internazionale Sculture di Neve, il cosiddetto Dolomites Snow Festival, che si è svolto a San Candido dal 13 al 15 e a San Vigilio di Marebbe dal 18 al 20 gennaio. L'obiettivo, come sempre, era creare opere uniche di varie forme e dimensioni, partendo da blocchi di neve di 3 metri cubi. A disposizione solo un paio di attrezzi e tre giorni per realizzare le sculture, successivamente valutate da turisti e dagli abitanti del posto. Siamo molto orgogliosi di questa manifestazione perché abbiamo visto che eh, la partecipazione ehm, è molto elevata: ne abbiamo avuto quest'anno oltre eh, 50-60 richieste di eh, squadre ehm, provenienti da tutto il mondo. E è una manifestazione ehm, con la quale vorremmo poi far vedere alla gente cosa si può fare anche con, eh, lo, con eh, la neve. Infatti la gente rimane entusiasta quando vede come crescono, come nascono poi anche queste sculture da neve. Di particolare attrazione è la visione notturna delle opere messe in risalto dalla luce artificiale che crea un'atmosfera davvero unica. Ogni anno artisti da tutto il mondo fanno a gara per non mancare a questo appuntamento dove possono esprimere la loro arte che spazia a tutto campo tra passato e presente. Naturalmente ci siamo ispirati al successo dei Minions che comunque durante il 2015 sono stati seguitissimi e pubblicizzati in tutto e quindi dovremmo far uscire una figura centrale col suo casco di frutta che sarebbe la figura principale attorno a tre minions piccolini in varie, in varie mosse insomma con al centro comunque sempre le, le banane la fama del Dolomites Snow Festival è tale che alcuni anni fa da Herbin in Cina gli organizzatori del festival di sculture di neve e ghiaccio più famoso al mondo hanno chiesto di diventare loro partner. Certamente abbiamo accettato, l'anno dopo siamo andati a Harbin, abbiamo firmato il nostro contratto che vi ho portato qui dove abbiamo praticamente deciso di diventare partner del loro festival e di continuare una strada insieme. A decidere del futuro delle statue sarà come sempre il tempo. Naturalmente più le temperature si manterranno basse, più a lungo le sculture potranno essere ammirate da chiunque, confermandosi anche quest'anno, come ormai da consolidata tradizione, una delle attrazioni invernali più apprezzate di questa parte dell'Alto Adige.